voglia di aiutare i più bisognosi, dare speranza a chi l'ha persa e soprattutto amare il prossimo, sono i sentimenti che ruotano intorno al musical basato sulla vita di Don Giovanni Bosco, messo in scena nella rinnovata e caratteristica piazza Johnny Lombardi a Pisticci. La serata è stata introdotta dalla signora Marrone, facente parte del Comitato San Pio, presieduto dal presidente Domenico La Zanzera. Presenti le massime autorità civili ed ecclesiastiche locali, nonché Sua Eminenza Monsignor Ligorio, arcivescovo della diocesi di Matera Irsina. La tappa di Pisticci è l'ultima prima della pausa estiva, dopo che la compagnia, diretta da Piero Castellacci e composta da ben 18 elementi fra ballerini, attori e cantanti, ha girato l'Italia intera fin dal debutto dello scorso ottobre al Teatro Olimpico di Roma. A vestire i panni della sublime figura di Don Giovanni Bosco, Marcello Cirillo, noto musicista e cantante della popolare trasmissione televisiva di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia, che torna a Pisticci dopo 10 anni quando faceva parte del duo musicale Antonio e Marcello. Il musical ha narrato con semplicità ed armonia la storia straordinaria della vita del santo piemontese, passando attraverso i momenti più suggestivi, le difficoltà nel vedere nascere i primi oratori ed i grandi successi con la fondazione dell'Opera delle Missioni. I brani musicali prendono ispirazione dal repertorio più vario, dai vari genres a Notre Dame de Paris, dalla tradizione musicale napoletana alle più belle canzoni italiane. Interpreti ben preparati, adeguati al loro ruolo, parte dei quali provenienti da altre simili esperienze. Forza Venite Gente, Madre Teresa il musical, Il Sogno di Giuseppe, Cristo 2000 ed altri successi teatrali. La cornice scenografica è sì quella della Torino lacerata dalle ingiustizie sociali e segnata dal malessere esistenziale, ma la profezia di Don Bosco nella scelta coraggiosa degli ultimi, come i ragazzini masnà dei quartieri poveri, assume un valore universale, senza tempo. Il suo carisma di allegro trascinatore dei giovani emerge fin dal primo porticoso ritmo rap. La biografia musicale di Don Bosco privilegia giustamente il rapporto con la madre Margherita, la dimensione visionaria dei sogni, l'intuizione di servirsi degli oratori come centri di aggregazione giovanile e il rapporto controverso con la gerarchia ecclesiastica dalla quale Don Bosco fu sospeso a divinis per un certo periodo. Giovanni Bosco, infatti, decise di scendere per le strade della sua città per osservare in quale stato di degrado fossero i giovani del tempo. Incontrò così ragazzi che, sulla piazza di Porta Palazzo, cercavano in tutte le maniere di sfuggire all'imbarbarimento collettivo dell'epoca. Un sacerdote rivoluzionario, dunque, che alla ricerca dei diritti dei lavoratori aggiunse il coraggio di sostenere i giovani in tutto e per tutto. Profondi valori che non hanno tempo, attuali in ogni epoca e che oggi come oggi dovrebbero essere maggiormente il fulcro di una eguaglianza sociale, culturale ed economica, troppo spesso auspicata ma mai attuata.